A Tokyo è stata una bella figata, però... No. Ciao, sono Ludovico, ho vinto il mondiale nel 2019 e ho partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A Tokyo è stato il primo anno in cui l'arrampicata sportiva è entrata nel mondo olimpico e c'è stata una piccola differenza rispetto alle prossime Olimpiadi che ci saranno a Parigi. Dovendo entrare nelle Olimpiadi, le tre discipline sono state unite, quindi speed, lead e boulder. Ogni atleta doveva partecipare in tutte le tre le discipline e quindi io, che sono principalmente uno speedista, ho dovuto allenare anche lead e boulder. Mentre a Parigi la speed sarà separata e quindi Zurro sarà gioco. E il mondo potrà finalmente vedere tutti i veri velocisti. Io invece, insieme agli altri della nazionale, avrò ancora una possibilità a maggio-giugno, dove i primi 5 prenderanno gli ultimi biglietti disponibili per le Olimpiadi. Oggi siamo al terzo raduno con la nazionale, qui la Level, per permetterci a noi che dobbiamo ancora giocarci il ticket di prepararci al meglio e spingere al massimo per arrivare pronti appunto a maggio. Solitamente i raduni sono organizzati in 3 giorni. Il primo giorno abbiamo delle salite che andremo ad analizzare poi il giorno successivo e quindi oggi era un giorno mentalmente tranquillo in cui dovevamo spingere e lavorare sulle piccole perfezioni che ci portiamo dietro. E quindi è stato intenso ma molto più tranquillo di quello che sarà domenica, dove faremo una simulazione di gara. Qui davanti a noi abbiamo uno di questi video. La sua tecnica può essere presa ad esempio per moltissimi atleti, infatti l'ho sempre presa come spunto per studiare le traiettorie. Tuttora, nonostante magari ai miei occhi risulti che non ci sia ancora qualcosa da sistemare, lavora di tecnica, probabilmente per trovare i punti migliori per poter spingere. Sulla partenza ha fatto davvero un grandissimo miglioramento nell'ultimo periodo, adesso sta aggiustando qualcosina nella seconda metà, però ha un grandissimo potenziale lassù da poter esprimere.